Ciao, oggi vi faremo vedere come si fanno quattro fiocchi per fare regali semplici e veloci. Io sono Iolana. E io sono Licia e Arte Green è il nostro progetto per sensibilizzare le persone su tematiche ambientali, tra cui il riciclo, perché noi ricicliamo sempre materiali per realizzare tante piccole opere d'arte. Fiocco numero 1. Prendi un nastro, io ho trovato già riciclato, non vado a comprarlo. Fiocco più semplice possibile è farlo. Come le facciamo? Insegniamo bambini a legare la scarpa. Quindi facciamo 1, 2 e leghiamo. Ora formiamo. Ecco, fatto fiocco semplice, qui facciamo lembi o di sbieco, così almeno non si sfilaccia. Questo è fiocco numero 1, semplicissimo. Fiocco numero 2. Prendiamo tulle, tagliamo la striscia, pieghiamola. Prendiamo un nastro, e leghiamo nel mezzo. Stringiamolo. Nel mezzo. E ora formiamolo. Questo poi voi, una volta formato, ristringete un'altra volta per non farlo slegare, e qui potete fare più corto, tagliatelo. Questo è fiocco numero 2. Fiocco numero 3. Prendiamo striscia e pieghiamo più volte uno sopra l'altro. In un modo così, una volta fatto, ora prendiamo un altro nastro, io l'ho preso color oro, e dobbiamo stringerlo nel mezzo. Voi lo potete rigirare. Stringiamolo. Questo è il nostro fiocco numero 3. Si può fare stessa cosa con altro materiale, come per esempio organza. Con numero 4, questo ho preso un nastro, lo piego in due e lo ripiego un'altra volta. Un'altra volta. Una volta piegato, prendo nastro per i regali, lo stringo sempre nel mezzo. Lo potete fare anche con un altro nastro, io ho cambiato che si può fare anche con due materiali diversi. Una volta stretto,
cosa facciamo? In pratica allarghiamo e ritiriamo in pratica quello che abbiamo piegato. Lo potete fare anche con il nastro più grande e magari vi viene anche più facile perché si ritira meglio. E questo è un altro fiocco finito. Se vi è piaciuto questo tutorial, mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale YouTube Arte Green e anche su Instagram su artegreen.it. E mi raccomando, se volete vedere altri tipi di fiocchi facili oppure anche altre idee, scrivetecelo e commentate, così noi faremo i prossimi video su proprio quello che volete voi. Allora, al prossimo video, ciao! Ciao.